parole, ho dimenticato di dire, abbiamo fatto anche un progetto chiamato Tabita, perché è venuta una ragazza per 3 mesi a insegnare come cucire. E la cosa particolare è che lei non sapeva proprio l'inglese. Ed è un albanese che sapeva anche poco l'italiano. E questi sono i miracoli che ha fatto Dio. Perché praticamente lei non sapeva l'inglese. Io dovevo tradurre lei, che parlava poco italiano, in inglese. Io che ho imparato l'inglese in Africa. Eppure, come avete visto, hanno cucito delle gonne, hanno imparato. E questi veramente sono dei miracoli che Dio ha fatto. E poi volevo dire giusto una cosa, l'ultima canzone che avete sentito è stata scritta proprio e cantata da una coppia, i nostri amici in Africa. E abbiamo delle copie qui, c'è una sola canzone nel CD, quindi chi vuole può prenderlo, pagare giusto una donazione, è una sola canzone, ripeto, però è molto bella e si chiama Hold On, significa tieni duro, resisti, non mollare. E questo ha parlato personalmente a noi, perché sinceramente lasciare l'Africa, adesso magari Giuseppe dirà due parole, è stata durissima, e sapere, non sapere cosa fare e dove andare, oltre che sapere che tornare in Italia non sapevamo niente, non sappiamo ancora nulla, non abbiamo ancora una casa, è una sistemazione. Hold On per noi è stato veramente una parola che ci sta accompagnando. Tieni duro, resisti, non mollare. Quindi se può far piacere anche a voi questo cittadino, potete prenderlo alla fine. La scrittura dice che non abbiate altro debito se non quello di amarvi. E noi vogliamo ringraziare la Chiesa di Montefiascone, che veramente ci ha amati e ci sta amando tanto, ed è la Chiesa che ci ha seguiti e è venuta addirittura fino lì, ma non soltanto fino lì, ci ha sostenuti anche economicamente, e oltre a questo ci ha provveduto anche un momento di rifugio da Celeste. È meravigliosa, abbiamo apprezzato anche sul ministerio. Abbiamo bisogno anche di questo momento per ritrovarci come famiglia e cercare di capire come poter vivere questa transizione, che è molto forte per noi. Non è facile vivere in questi momenti, e quindi anche l'incertezza del futuro, non sappiamo quello che Dio ha preparato per noi, è molto forte per i nostri figli pure, però sappiamo che Dio è al controllo di tutto questo, e come è stato fedele nel passato, da quando noi abbiamo iniziato a servire il Signore 20 anni fa, prima nel Viterbese, poi in Africa, in Zimbabwe, Lui sarà fedele ancora nei prossimi anni fin quando Lui non torna, e siamo convinti di questo. Amen. Per cui noi vogliamo lodare il Signore per questo e ringraziare la Chiesa, veramente vi vogliamo bene, vi amiamo nel Signore. Okay. Voi siete preziosi, tanto preziosi per noi. Sì, ringraziare la Chiesa di Monterosi. Monterosi, anche la Chiesa di Monterosi che ha contribuito. Quest'anno sarebbe stato 20 anni che hanno deciso di contatto, di sostenerci. Anche con la scuola domenicale abbiamo ricevuto contatto, quindi ringraziamo anche loro. Allora, qualcuno può chiedere qual è il prossimo passo? Allora, noi attualmente quello che stiamo, il Signore ci ha messo in un posto che è un'isola. Un'isola dove non staremo a prendere il sole, ma staremo a servire il Signore. L'isola di Gran Sasso, per 4 mesi saremo lì a lavorare fino alla fine agosto. Pregate per noi che il Signore ci guidi, ci aiuti in questo diciamo lavoro che faremo lì. Grazie. Un lavoro manuale, vogliamo camere. Ci vuole anche quello, avremo anche modo di fare qualcos'altro. Io vorrei tutta la famiglia Longo sul palco, e vorrei con me le mie diaconesse, tranne una che deve tradurre dal mio fondo, perché io oggi voglio firmare un assegno in bianco spirituale, ovviamente, perché
la segna in bianco, noi quando la famiglia Longo è partita c'è stato, non ricordo, un punto dove in una certa maniera li abbiamo mandati come nostri missionari, perché anche se non eravamo soli a mantenerli, a sostenerli, ci sentivamo che era la nostra missione, era il nostro braccio che arrivava dove non riuscivamo ad arrivare. Poi magari siamo anche arrivati e di quello noi siamo eternamente grato, perché è un posto stupendo dove mi hanno imparato a mangiare i vermi, il coccodrillo, il kudu, che è un antilope, cose meravigliose. A Matteo gli abbiamo spacciato che il coccodrillo era buono. Grazie per il rammendo. No, a parte gli scherzi, è stata un'esperienza realmente unica che ha cambiato radicalmente la mia vita di credente e la mia vita di pastore. Io sono convinto che se non ci fosse stato quel viaggio in Zimbabwe, la ricerca del Signore, un posto del genere, non ci sarebbe stata questa cosa oggi. Per cui, grazie a loro. Per cui io voglio firmare quell'assegno spirituale in bianco oggi, voglio pregare per loro insieme alle diaconesse, perché il Signore benedica e si sentano mandati dalla nostra chiesa laddove il Signore li manderà. Noi ci fidiamo del Signore, sappiamo che questa famiglia verrà ampiamente benedetta e ampiamente sfruttata, per cui noi ci impegniamo oggi di continuare a sostenerli, sia in maniera spirituale sia in maniera pratica ed economica, fino a che il Signore non farà vedere loro quello che è il prossimo passo. Per cui vogliamo pregare. Signore, grazie di questa famiglia, grazie della famiglia Lungo. Noi ci impegniamo oggi, in questo momento, a continuare a sostenerli in preghiera, a continuare a sostenerli in maniera economica, e continueremo a sostenerli in tutto quello che loro faranno, perché sappiamo che tu sei al controllo. Tu li benedirai, Signore. Noi stiamo soltanto aspettando di vedere quale e dove sarà il loro prossimo incarico, perché noi vogliamo continuare a essere i loro sostenitori, perché il loro braccio arrivi lontano. Noi come Chiesa possiamo fare quello che tu ci hai dato come grande mandato: andate e parlate di me fino all'estremità della terra. E noi vogliamo arrivare lì, Signore, fino all'estremità della terra. E la famiglia Longo è un braccio che arriva anche dove noi non possiamo arrivare, che tu voglia grandemente benedire. Tutto questo, Signore, te lo chiedo nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Signore, anch'io voglio ringraziarti per quello che hai fatto per questa famiglia, Padre, ma soprattutto, Signore, ti prego di benedirli e di fargli capire che cosa devono fare, Signore. Tu sai che è una famiglia compatta, Signore, e operano per te. Signore, apri il loro cuore e apriamo la mia strada, Signore, che mi conduce a te e per aiutare gli altri, Signore. Amen. Lord, I thank you also for the Longo family. I thank you so much for the things that they've been able to experience with you, the ways that you've gone before them, the ways that you've stood next to them. Lord, I just pray that you continue to guide each of their steps. Bring them to the places that you want them to be. Help them to continue to minister wholeheartedly as they have so beautifully for the last few years. Thank you, Lord, for letting us be a part of this celebration of all that you have done through and in them. In Jesus' name. Amen. Ok, una cosa che adesso in pratica appunto è quasi finito, cominceremo a smantellare piano piano tutto quello che sono le sedie per mettere i tavoli. Durante il pranzo, per chi vuole rimanere, c'è l'agape, potete stare con noi, se avete del cibo bene, se non avete del cibo sicuramente ce n'è in abbondanza, per cui state pure tranquillamente. Durante il pranzo faremo girare dei cartoncini, perché vogliamo dare non soltanto le parole, loro si ricorderanno, poi ci sarà il video che glielo ricorderà, ma vogliamo che ci sia qualche cosa, e questa è una cosa che è tipica di Eli, di dare qualche cosa che sia fisico perché possano portarlo, per cui faremo passare durante il pranzo queste carte. Scrivete degli incoraggiamenti, dei versetti, delle benedizioni, quello che volete alla famiglia Longo, che possiamo darvi assieme, tutti quanti assieme questa sera quando andranno.
Che il Signore ci benedica, chiudiamo in preghiera. Signore, che tu sia benedetto in eterno. Grazie delle grande, enorme benedizione di questa giornata. Grazie della tua gloria. Grazie del fatto che tu ci hai uniti insieme per glorificare e adorare te. Che tu voglia continuare a benedire la nostra giornata insieme. In nome tuo santo, preghiamo, Signore Gesù. Amen. Aspetta, c'era sì che voleva dire qualche cosa. Poi abbiamo finito. I greet you in the name of the Lord Jesus. Sei bella così. I want to say thank you to the church. Vi saluto nel nome del Signore e volevo parlare con la Chiesa oggi. Sì, to say thank you for being with us. Per ringraziarvi per essere stato con noi. During the time when I was in hospital. Durante il momento in cui ero in ospedale. I stayed in hospital for 2 weeks. Ero in ospedale per 2 settimane. It was really a hard time in the beginning. Era veramente duro per me all'inizio. Because the doctors had said if I go home. Perché i medici non avevano detto se tu torni a casa. They only give me 4 days to survive. Vi lasciamo 4 giorni per prima di morire. Because I was in a critical condition. Perché ero in una situazione critica. It was a high blood pressure. Avevo la pressione del sangue altissima. I didn't have enough blood in my system. Non avevo abbastanza sangue nel sistema. And no iron. E ero anemica. Allora, the situation was really bad for me. Quindi la situazione era veramente critica per me. But I want to thank the church. Ma vorrei ringraziare questa chiesa. Because they supported us with prayer. Perché voi ci avete sostenuto con la preghiera. And they physically came to visit me. E fisicamente siete venuti a trovarmi. To hug me. Per abbracciarmi. It was so special. Era veramente speciale. I really felt like a rich person. Mi sentivo veramente ricca. Because when you are in hospital, you really feel lonely. Perché quando uno sta in ospedale, ti senti veramente sola. But one thing that I want to thank God for. Ma una cosa che vorrei veramente ringraziare Dio. I made it a point. Ho fatto proprio un punto. Every day in the hospital for 2 weeks. Ogni giorno nell'ospedale per quelle 2 settimane. To pray for the people who come in and go out of the hospital. Di pregare per le persone che stavano venendo e uscendo dall'ospedale. So that they will come to know Christ as their Savior. Che potessero venire a conoscere Gesù come il loro Salvatore. After the operation. Dopo l'intervento. I would go to the other wards. Camminavo, vagavo nelle altre riparti. People didn't know what I was doing. Le persone non sapevano cosa facevo. But what I was doing was only known by God. Ma quello che stavo facendo sapeva solo Dio. I would pray. Io stavo pregando. And say this is the chance that God gave me. E dicendo questo è l'opportunità che Dio mi ha dato. I also had the chance. Ho anche avuto la possibilità. To talk to women. Di parlare con delle donne. And tell them about Jesus. E di raccontare loro di Gesù. Because this is the only mission that God has made us survive for in the world. Perché questa è l'unica missione per quale Dio ci ha fatto sopravvivere. To reach out and tell people. Per stenderci le braccia per raggiungere le persone. Like what my brother said. Come quello che ha detto mio fratello. God will never leave us nor forsake us. Dio non ci lascerà mai, non ci abbandonerà. And I continue to trust God that the prayers that I made. E continuo a fidarmi che le preghiere che io ho fatto. And the brethren came and prayed with me. E quelli che sono venuti a pregare con me. Someone will have a chance one day in their life. C'è qualcuno che avrà la possibilità una volta to receive Jesus Christ as their Savior. Amen. Amen. That is the most important thing we should do. Amen. Questa è la cosa più importante che noi dobbiamo fare. My brother said, whether you have or you don't have. Mio fratello ha detto, o che hai o non hai. Praise and honor to God. Yes. Dai la lode e l'adorazione a Dio. It's important. È importante. I know it. Lo so. I was supposed to die. Dovevo morire. But God saved me. Ma Dio mi ha salvato. Posso dire che sì. Può venire a predicare quando vuole.
She's very good teacher. Yeah, I know. Okay. Buona domenica, per quelli che rimangono fateci un favore, prendete le sedie dove state, accumulatele in fondo alla stanza, ognuno prenda una sedia e la porti giù in fondo, così che poi possiamo mettere i tavoli e mettere le pietanze sul tavolo. Buona domenica a tutti quanti! Grazie a tutti!